Giornata del ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel servizio di Giovanna Greco, il ricordo sofferente dei parenti che sono sopravvissuti. Lo ricordo giornalmente. Tutte le sere prima di dormire, avevo 5 anni in meno e quindi l'ho vissuto così, un po' da fanciullo, ma purtroppo ha fatto una fine tremenda. Mia madre ha pianto tutta la vita. Tito ricorda suo fratello, Enea Curzio Lami, bersagliere volontario, nato a Sogliano al Rubicone, caduto a 19 anni nell'alta valle dell'Isonzo per l'italianità di Venezia Giulia, Istria e Dalmazia, il 5 luglio 1944. Rimini si ferma al molo, alla biblioteca di pietra, guardando l'altra sponda dell'Adriatico, pensando a tutti i martiri delle foibe e degli esuli. Poi la cerimonia in prefettura, ritirare i diplomi e le medaglie conferite dal Presidente della Repubblica alla memoria di Enea, ci sono anche i nipoti. Ho sempre ammirato il coraggio e la voglia di mio zio di battersi perché insomma restassimo liberi. Bambini, donne, uomini torturati, assassinati e gettati nelle foibe. Le fenditure carsiche usate come discariche dalle milizie della Jugoslavia di Tito a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Una sciagura nazionale che per tanti anni è caduta nell'oblio. Oggi non è una commemorazione rituale, deve essere un sentimento di identità e di unità nazionale.